tutte noi da bambine abbiamo letto Biancaneve, abbiamo letto Cenerentola, La piccola fiammiferaia, figure femminili nelle fiabe, nella letteratura, sempre o quasi sempre in rapporto con madri o matrigne, sempre o quasi sempre in rapporto con fate buone e cattive. In tutte le fiabe le figure femminili assumono un rilievo particolare. Le fiabe classiche, La bella addormentata nel bosco, soprattutto Biancaneve e Cenerentola, ci raccontano la relazione tra una fanciulla quasi sempre adolescente e questo sdoppiamento della figura materna in madre e matrigna. Solitamente la madre buona, quindi l'immagine materna positiva, muore nell'infanzia della principessa. E la ragazza si trova a doversi confrontare con una matrigna che è la portatrice di tutti gli aspetti negativi del femminile e spesso solo l'intervento di un'altra figura femminile, le fate, e quindi un'altra immagine femminile positiva, a permetterle di salvarsi, di proseguire il suo percorso di crescita. Laura Romano, se dovesse essere una fiaba, quale fiaba vorrebbe essere? Sceglierei La bella addormentata nel bosco, non perché mi senta bella, forse un po' addormentata, non so. Penso che la luna crescente allude in parte a quell'età che è l'infanzia e l'adolescenza. La luna piena alla giovinezza e all'età adulta, quindi l'età che soprattutto nelle culture antiche era considerata l'età della fecondità e della pienezza. E la luna calante allude all'anzianità e nel nostro mondo contemporaneo alla vecchiaia, perché naturalmente. Due o tre autori tuoi di riferimento. Credo di essere debitrice in assoluto, prima di tutto a Giacomo Leopardi, questa sua grande attenzione alla luna che ricorre non solo come elemento naturale, ma come simbolo di qualcosa che guarda l'umanità crescere, muoversi e andare verso il proprio destino. E sicuramente un po' a riconoscersi in Silvia, che è lieta e pensosa al limitar di gioventù saliva. Quell'equilibrio magico che vive una fanciulla nell'adolescenza tra l'essere lieta di quello che l'aspetta e pensosa perché sta affrontando cambiamenti molto profondi. Laura, lettrice del suo stesso libro, fa una domanda a Laura, autrice del libro. Credo che chiederei quanto di personale, non userei la parola biografico, ma di personale, quindi di intimo e di vissuto c'è in questa indagine sulla femminilità, il suo strutturarsi e il suo attraversare le fasi della vita. Perché io credo che non si possa scrivere che di quello che si conosce. E di mio c'è molto, perché se io leggo ora le pagine che ho scritto mesi fa, mi riconosco, mi specchio in queste pagine, rivedo la Laura bambina, tantissimo la Laura adolescente e sicuramente la Laura nella sua prima giovinezza. È stata una costruzione progressiva. Spero di essere all'altezza delle cose che ho scritto pensando alla maturità, all'età anziana, alla vecchiaia, che sono fasi della vita altrettanto importanti, forse meno indagate nel nostro mondo contemporaneo. Eppure il sapere femminile nasce, cresce e va in quella direzione. Quindi ci rivedremo fra qualche anno.